M5S Lega lavorano su programma, sale chance Salvini Premier. Prima il programma, poi i nomi. Con un nodo di Gordio da sciogliere, il futuro Premier. In tarda serata M5S e Lega entrano già nel vivo della trattativa di governo. Oggi Luigi Di Maio e Matteo Salvini si incontreranno e partiranno dal contratto di governo, leitmotiv della strategia pentastellata, e dalle priorità da mettere in campo. Entrambi vogliono tempi rapidi, con Di Maio che non esclude il voto a luglio facendo intendere, quindi, che per la formazione del governo non dovrebbero servire più di 10 giorni visto che il 20 maggio si chiude la finestra per le urne il 22 luglio. Se che accordo si parte altrimenti si vota. Molto semplice. Si è aspettato già tanto tempo, sottolinea Salvini che aggiunge, come promesso, stiamo lavorando fino all'ultima ora per far nascere un governo fedele al voto degli italiani. Intanto, una nota di Berlusconi annuncia che un governo M5S non è la fine dell'alleanza di centrodestra anche se Forza Italia non voterà la fiducia. E sulla premiership al momento i giochi sono aperti, resta l'opzione del nome terzo ma salgono le chance che a Palazzo Chigi ci vada proprio Salvini. Per me sarebbe un onore guidare il paese, spiega in tarda serata il leader della Lega. La notizia del sostanziale ok di Silvio Berlusconi al governo giallo-verde arriva mentre Di Maio si appresta ad andare a cena al ristorante Coso, nei pressi della Camera. Con lui ci sono alcuni membri dello staff del movimento oltre che Stefano Buffagni, parlamentare tra i più vicini ai vertici pentastellati, domani incontro Salvini parliamo prima di temi poi di nomi, annuncia Di Maio dando una sorta di timing della formazione del governo, prima la stipulazione del contratto, poi il voto degli iscritti, quindi la certificazione dell'esecutivo. Servono ore, forse giorni, ma il clima a tavola è positivo, anche perché il fallimento dell'intesa metterebbe nei guai sia Di Maio che Salvini. Ma sull'intera operazione grava il nodo della premiership. L'opzione premier tecnico resta secondaria perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica. E, in questo contesto, dall'M5S arriva anche una prudente apertura a Salvini Premier. Non sarà facile, perché Di Maio, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non sembra aver ancora rinunciato ad una soluzione che lo veda a Palazzo Chigi. E, anche per questo, resta attuale l'idea della staffetta, magari con Salvini come prima inquilino. In ordine cronologico, di Palazzo Chigi. Mentre, nel borsino notturno, sembra perdere perso l'idea di Giancarlo Giorgetti Premier. I giochi restano apertissimi, con una condizione, se il M5S darà il suo placeta a Salvini avrà, inevitabilmente, ministeri di peso. A cominciare da quelli economici, ai quali il movimento punta da tempo.